Salve care amiche e cari amici che mi seguite in YouTube. Oggi voglio fare un video di taglio ecologistico. Infatti si parla sempre dell'impatto ambientale delle attività umane, di come stiamo distruggendo il pianeta, il nostro caro amato pianeta Terra. Di come lo stiamo inquinando, di come siamo riusciti a distruggere non soltanto le risorse non rinnovabili, ma anche a compromettere le risorse rinnovabili, come il verde nel pianeta. Come stiamo distruggendo le foreste amazzoniche, i boschi, la vegetazione di tutto il mondo, diretta ed indirettamente. Indirettamente con l'industrializzazione, la ricerca petrolifera, la ricerca mineraria, l'estrazione petrolifera di gas, i gasdotti, i petrodotti, ma anche indirettamente. Beh, tutto potrebbe essere diretto. Comunque, la costruzione di centri urbani, di nuovi spazi agricoli, di strade, autostrade, infrastrutture, strutture urbane, aeroporti, porti. Ma soprattutto un dato che chiama la mia curiosità è che si abbattano sempre più alberi plurisecolari, millenari, per fare che della pasta di cellulosa. Allora uno direbbe che, beh, per mal che vadi, significa che si abbattono tante risorse ambientali, si compromette tanto medio ambiente per imprimere dei libri, giornali e riviste che diano cultura alle persone. Si abbattono alberi in tutto il mondo perché la gente possa leggere di più. Invece nulla di più falso. Qual è il prodotto per il quale si abbatte l'ecosistema ambientale? Si abbattono le piante, si distruggono intere specie animali che fuori da determinate selve tropicali e da determinati boschi anche d'Europa non possono vivere, non si possono recuperare. Certe specie animali perché non possono vivere più senza determinati alberi, senza determinate faune. Qual è il prodotto che in tutto il mondo si vende sempre di più? Non sono i libri, purtroppo non sono le enciclopedie, non sono i giornali pieni di pattume, ma pur sempre pieni di cose da leggere. Ebbene, sarà una sorpresa per voi, o forse no, perché basta andare in un qualsiasi locale maggiorista per vedere che ce n'è a tonnellate, a parte del fazzoletto col quale mi sono già soffiato il naso, di ta-tan! Carta igienica. Il rotolo di carta igienica. Chi non ce n'ha uno a casa? Come è stato fatto? Abbattendo degli alberi. Poi fanno degli sconti sulla carta igienica. Uno dei problemi delle persone nel mondo di oggi è che si sfogano dalle loro miserie, perché ci basta sempre meno il denaro, mangiando. Quindi ci fanno sentire male, ci fanno mangiare di più, mettono degli estrogeni e degli ormoni nelle carni, ci alterano la salute e poi, dopo che le multinazionali ci fanno mangiare di più, sempre più schifezze, ci vendono la carta igienica. Quindi ci guadagnano dal farci mangiare e dal farci cagare.
mangi con regolarità, più caghi con regolarità. Quindi più carta igienica consumi. Più carta igienica si consuma nel mondo, più alberi si abbattono per produrre la carta igienica. Quindi in un futuro, quando i nostri nipoti o i nostri trisnipoti rimarranno in un mondo distrutto senza verde, agli extraterrestri che verranno e gli domanderanno, secondo le nostre ricerche, perché magari avranno una dozza anche loro, no? Voi, i vostri antenati vivevano in un pianeta che ancora aveva molta vegetazione, si riscontra dagli strati fossili. Cos'è successo perché sparisse tutta quella vegetazione? I nostri trisnipoti o quadrisnipoti risponderanno che i loro ancestri erano così intelligenti che invece di lavarsi il culo con l'acqua, lo facevano triturando le piante e producendo carta igienica. Vuoi salvare l'ambiente? Ci occorrono più litri di acqua per produrre un rotolo di carta igienica. Che uno dice, vabbè, risparmio acqua. Mi lavo con la carta igienica. Vabbè che a volte sembra conveniente prima usare la carta igienica e poi lavarsi. Però si producono, perché non è soltanto tagliare l'albero. Già per formare la pasta che si deve macerare tutto servono centinaia di litri di acqua, se non migliaia per chilo. Poi che si produce l'impasto, bisogna continuare a sciacquare, a pulire con acqua. Quindi si sciacqua la legna con acqua, si impasta con acqua, si fa la cellulosa con acqua, fino a che si fa la carta con acqua. Quindi servono migliaia e migliaia di litri per un pack di 6 o 12 rotoli. Adesso uno il culo con quanto se lo lava? 6 litri d'acqua, il bidet arriva a essere pieno. Quindi voglio dire, per ogni rotolo 60 litri d'acqua, ogni lavata di culo che poi non sempre serve riempire il bidet, puoi appena aprirlo e ti dai una sciacquata, quindi anche meno di 6 litri d'acqua, 1, 2, 3 litri d'acqua al massimo. Certo, d'inverno non viene subito l'acqua calda e magari ne fai scorrere di più, ma d'estate ti lavi con l'acqua fredda perché è un refrigerio. Quindi pensate un po' voi, questo coso qua, anche se è secco, ha assorbito più acqua di quanta ne consumi tu lavandoti i deretani nel bidet di casa. Questo è la cosa più anti-ecologica che ci sia. Prima di tutto, perché servono tante risorse ambientali e molte volte non si coltivano le piante come dicono, le vanno a prendere, le vanno a rubare nel terzo mondo, nelle foreste amazzoniche di Africa, di America Latina, nelle foreste pluviali, come succede in Indonesia, Indocina, nel sud-est asiatico, no? Che tagliano alberi molto antichi. Poi perché serve tantissima acqua per produrre la cellulosa, poi perché mette a rischio il tagliare alberi indiscriminatamente, molte specie animali, che rimane tabula rasa di interi sistemi ecoambientali. Invece, ecco, se si destinasse tutta questa carta a scrivere dei libri, magari anche dei libri con scarso contenuto ideologico, però pur sempre dei libri, delle favole, non so, il libro è per sempre, si può conservare molti anni, si può leggere molte volte,
si può regalare, si può donare. Se voi avete dei libri usati, non li buttate nella spazzatura, donateli a biblioteche comunali, pubbliche, private. Invece questo appena lo scarti, certo, magari compri un pack di 12 per avere lo sconto, ma appena lo metti nel supporto e già ti dura una settimana magari. Quindi tutto il processo produttivo che è durato magari settimane o mesi o anni da quando hanno cominciato a tagliare gli alberi finisce in un paio di giorni o in una settimana. Quindi si deve usare con molta moderazione o non usare per nulla quando si ha a disposizione il bidet, perché consuma molto meno acqua. Poi l'acqua può essere depurata e riutilizzata. Invece io penso che la carta igienica usata difficilmente possa essere riciclata perché già entra nell'umido. Anzi, si scioglie nell'acqua. Quando i residui cloacali sono trattati, in pratica la carta igienica che andava con i residui cloacali si è sciolta. Quindi non recuperano la celluloide, la cellulosa. Sì, magari un film si può fare, no? Io sto facendo un film su, ma non di celluloide. Non si recupera la cellulosa dalla carta igienica. Dai giornali sì, dai libri sì. Dai cartoni sì, come il supporto di oggi, perché se no vengo un po' basso. Io non sono basso, però se gli metto al cellulare una base troppo bassa, poi mi devo un po' elevare. Allora, la mia considerazione di oggi è questa: si parla tanto dell'impatto umano delle attività umane sul medio ambiente, dell'impatto negativo. Ma ognuno di noi deve iniziare a migliorare questo impatto che non sia tanto negativo. Lasciate un po' da parte la carta igienica, lavatevi col bidet, perché per fare questo bisogna distruggere le foreste pluviali amazzoniche, i boschi, bisogna consumare un'ingente quantità di acqua per fare ogni rotolo, magari migliaia di litri. E invece il bidet ti sciacqui con meno acqua, cioè qua è come se ci fossero dai 100 ai 1000 litri d'acqua. Il bidet lo riempi ogni volta con 6 litri. Questo ti dura una settimana. 1000 litri in una settimana è il consumo della tua casa, non solo del bidet, a meno naturalmente che tu non viva in una famiglia numerosa o in una casa dove vivono 10-12 persone. Allora già sarebbero 600 ml litri d'acqua solo per il bidet. Poi se ci si lava 3-4 volte al giorno ciascuno sarebbero molti di più. Ma lo stesso questo da solo e ti vengono le emorroidi o ti viene un'irritazione bestiale. Perché questo non ti lava, asporta soltanto. Ma non lava veramente. L'acqua e il sapone lavano, questo asciugano. Questo in realtà non lava, questo asciuga, non deterge, non pulisce. La carta asporta e asciuga. Infatti non ci si lava il naso, ci si soffia il naso con i fazzoletti. Certo, non ci si soffia il culo, anche se si scorreggia. Non si è mai sentito. Comunque, diffondi questo video e metti like se ti è piaciuto, perché è un tema ecologico. Non usare carta igienica quando puoi, lavati solo con l'acqua, perché qua sono contenute, anche se la carta igienica è secca, molti più litri d'acqua di quelli che ti servono ogni volta in un bidet. E poi tutti gli alberi che si tagliano, se la popolazione mondiale tutta intera consumasse un rotolo al giorno, rimarremo senza alberi. Va bene che c'è una diseguaglianza di distribuzione della ricchezza. Nel primo mondo,
prima si usa la carta igienica e poi l'acqua. Così nei paesi più poveri del terzo mondo, perché già il secondo mondo a parte Cina non esiste, a volte si usa solo la carta igienica perché non hanno allaccio ad acqua potabile, ma nei paesi più poveri del terzo mondo manco si lavano con l'acqua e manco hanno la carta igienica. Quindi c'è una redistribuzione della ricchezza a livello mondiale veramente iniqua. Noi nel primo mondo, dopo aver speso tanta acqua per produrre questo, ce l'abbiamo pure con l'acqua e magari non abbiamo fatto quasi nulla. Una goccia di pipì è questo? No, sgrullatelo e va bene. Quindi questo è stato il mio messaggio ambientalistico di oggi. Spero che vi sia piaciuto. Allora vi ripeto, commentatelo, vota like. Il cambio va fatto da noi consumatori. Non ci possiamo aspettare che il cambio venga dalle industrie. Mi raccomando, condividi questo video se ti è piaciuto, iscriviti al canale, lascia dei commentari nello spazio commenti. Io filtro quelli che sono i peggiori, come sempre, ma quando sono delle critiche costruttive no. E lascia dei commentari ai video, in questo in particolare, ma quelli che... E poi entra in Facebook, che ho anche delle pagine, entra in Google Plus, in Instagram e in Snapchat e in Google Plus e in quello che vuoi. Vi lascio, se no il video viene troppo pesante. Tanto ho ribattuto il tema principale, avevo occasione di fare questo video. Come vedete, questa volta ho utilizzato un cartone invece che un contenitore di plastico, che è più alto. E qua è il tappo di plastico dove metto il cellulare, così, il Nokia Asha 302, che filma meglio del cellulare che ho utilizzato l'ultima volta, che era un Samsung Galaxy Young 5360. Beh, che dire, cari amiche ed amici, vi ringrazio di avermi seguito ancora una volta. Alla prossima, grazie per seguirmi in YouTube ed arrivederci. Spero che i miei video vi piacciano. Commentateli e mettete like. Anche mettete like e commentate in Facebook. Io sono Sant'Enchan. Alla prossima.